Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio e gli avvoltoi sulle case sopra la città. Senza pietà. Voi ve la ricordate? Che spettacolo! Una delle sigle più emozionanti, a mio avviso, della mia adolescenza, della mia infanzia adolescenza. Chi come me è nato, io sono nato nel 1980, chi insomma ha avuto modo a metà anni 80, fine 80, inizio 90 di vivere la propria infanzia e adolescenza, si è appassionato sicuramente alla serie. Al cartone animato, film d'animazione come in Giappone li chiamano, di Kenny il Guerriero, che okay? In Giappone noto come Hokuto no Ken e qui come Kenny il Guerriero. Okay? Spettacolare, veramente una serie molto molto bella. Stamattina mi viene voglia di canticchiare la sigla perché utilizzo Re Nero. E per chi è appassionato della serie, Re Nero è il cavallo di Raoul. Il fratello di Ken, quello che sarebbe dovuto essere il re di Hokuto, della divina scuola di Hokuto, ma poi in realtà diventerà il fratello, diventerà Ken, Kenshiro. Quindi, insomma, c'era questa lotta interna tra i vari fratelli per chi dovesse essere il successore della divina scuola di Hokuto. E Re Nero è il cavallo di Raoul. Ok, tra l'altro è proprio lui, cioè per cavallo di Raoul. Vedete anche le briglie così con questi triangolini, se voi fate caso, cercate Re Nero, Raoul, vi usciranno migliaia di illustrazioni e troverete questi riferimenti. Addirittura c'è anche il sangue sotto gli zoccoli, perché a me sembra sangue. Perché Re Nero era un cavallo indomabile, un cavallo veramente indomabile, e Raoul pare sia riuscito a domarlo perché lo ha sconfitto durante un combattimento, perché questo era il cavallo, il re di una mandria di cavalli selvatici che avevano un territorio, ok? Questi cavalli volevano essere domati da un villaggio nei paraggi, che okay? È un signorotto che diceva prendete questi cavalli perché ci servono. Questi sono andati, i cavalli li hanno tritati vivi proprio e niente, insomma. Poi Raul è andato, invece ha sconfitto Re Nero e se l'è preso. Re Nero ha accettato di essere cavalcato da Raul perché riconosce in lui un condottiero, una persona di gran valore. Infatti i nemici minori li schiacciava proprio con lo zoccolo, mentre i nemici con gli avversari, anzi degni di nota, lui stava fermo e attendeva che il suo padrone facesse qualcosa. Raoul stesso, se gli avversari erano di poco conto, non scendeva neanche da cavallo, mentre con Kenshiro, con Toki, con altri avversari di grande valore, con Souther di grande valore, lui scendeva da cavallo. Comunque. Vabbè, chi come me si è visto tutto, Ken, queste cose non. Kokuogo, il nome originale di Re Nero, io qui ho Sapone After. Naturalmente questo è ispirato a Re Nero, poi che sia molto simile nella grafica, però io francamente non capisco perché, guardando anche un po' in giro, nessuno abbia fatto alcun riferimento a Ken il Guerriero. Per me è palese proprio, veramente palese. Composizione di questo sapone, come da confezione, olio di ribes nero e latte equino, latte di giumenta. La caratteristica che ho letto poi su internet, latte di giumenta rispetto agli altri tipi di latte, è poco grasso, quindi se volete lo trovate liofilizzato e lo potete anche assumere, però attenzione, insomma, perché conoscete bene le sue caratteristiche. Inci,
lo mostro qui in basso. Qui c'è acqua, acido stearico, olio di cocco, olio di ribes, olio di semi di ribes, latte equino, appunto, eque lac, idrossido di potassio, profumo, idrossido di sodio, idroxicitronella, limonene, exilcinnamal, citronellol, quindi troviamo anche delle componenti, olio di cocco, insomma, sì, il latte equino non è molto grasso, però. Allora, il profumo a me piace tantissimo. Molto buono. L'olio di ribes. Se è lui che dà questo profumo è pazzesco, veramente buono. Io non ho idea di cosa sappia l'olio di ribes, il ribes in generale, non l'ho mai annusato, sai, l'ho mangiato dentro un dolce, ma questo come si presenta? Si presenta in questo modo e la consistenza è morbida, molto morbida, vedete? Molto molto morbida. Quindi sarà di facile prelievo, infatti ho deciso di utilizzare il Bruce, sia perché è nero, e quindi col re nero che fa, non ci metti il Bruce. Non ho un... Scusate, c'è sto coso che ogni volta mi dimentico di chiuderlo, di spegnerlo. Non ho un FATIP nero, altrimenti avrei utilizzato quello, ma oggi FATIP piccolo. Fatti piccolo open comb, perché l'altra volta abbiamo utilizzato, ho utilizzato, abbiamo, che abbiamo? Abbiamo insieme, sì, abbiamo visto insieme, ho utilizzato il Fatip Gentile e le Tiger 999, non funzionavano affatto. E quindi ho detto, vabbè, vediamo se magari con il fratellino più... La testina open riesce a dare a questa lametta la sua giusta efficacia. Sono rimaste 4. Sono rimaste 4, le utilizzerò nelle prossime rasature in maniera tale da poi avere le ho provate, cioè, le ho provate tutte. Ciao Rocco. Le ho veramente testate su diversi rasoi e su questi sì, su questi no, oppure no su tutti. Vedremo, vedremo quello che accadrà. Bene. Vamos col montaggio. Col montaggio della lametta, quindi non armiamo. Ok. Mamma mia, che disallineamento, raga. Che disallineamento. Sì, io oggi dico che non conta, domani dico che conta. Voi fate quello che credete più opportuno. Io voglio però, col fatto che la lametta è un po' sotto esame, la vorrei montare dritta. Ecco qua, perfetto. È un po' sotto esame questo, mentre altre lamette dalle capacità indiscusse, dalle capacità indiscusse, le possiamo anche montare come viene, perché tanto sappiamo come si comportano, sappiamo come sono fatte e sti grandi cavoli, mentre queste qui
Io le tengo un po' più sotto esame. Ma che capelli ho stamattina? Più che da Kenny il Guerriero, stamattina i capelli da Rio Saeba, City Hunter. Non so se avete avuto mai modo di conoscere. Io ho fatto anche il cosplay di City Hunter. Ci ho anche vinto un premio. Chiudiamo queste divagazioni da cartone animato e procediamo alla rasatura. Io l'after me lo sono snasato veramente per 3-4 giorni, insomma, è un po' che ce l'ho re nero qualche giorno e l'ho veramente annusato fino all'inverosimile. Cioè, avevo accanto alla postazione radio, ogni tanto andavo. Il profumo è ottimo, veramente ottimo. Un profumo elegante, io lo vedrei molto bene di sera. Serate estive, ecco, io non vedo l'ora di potermi godere una bella serata estiva per poterlo indossare. E sì, secondo me è la fragranza giusta per una serata estiva. Oggi l'acqua calda è molto presente. Grazie acqua calda per essere così presente. Allora, io prendo il sapone, proprio facendo questi movimenti qui. Ecco, in questo modo, perché è molto cremoso, quindi mi viene da prelevarlo in questa maniera. Poi vedremo se ci sarà necessità di prelevarne ancora. Devo un po' tra le dita e per la miseria, oh. Quel po' che sento adesso che ho spalmato con le dita, ottimo profumo, veramente ottimo. Che poi la ciotola questa, no? Acqua, acqua ragazzi. Mi dice mio amico Joe, agua señor, agua por favor. Ancora acqua. Ecco, che spettacolo, eh? Ma che bella crema.
Spettacolo, montaggio veramente interessante. Intanto io sono la costellazione, ho le sette stelle di Ocuto, non so se le sette stelle di Ocuto in petto. Quando usate Re Nero vi vengono le sette stelle, diventate l'uomo delle sette stelle, come Kenshiro. Attenzione, eh. Poi dovete andare a combattere. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Era l'intro. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Quando sentivo questo in TV, stava per iniziare all'epoca il mio cartone animato preferito. E quindi, niente, ci si attaccava davanti alla TV. Il fatto è che quando lo davano su, Italia 7, Italia 7, che da me era TVQ all'inizio, poi è diventato Italia 7, e era abbastanza tardi, insomma, si doveva quasi cenare, quindi poi c'eravamo presto noi, quindi vabbè. Fatti piccolo con Tiger, diamo questa possibilità. Oggi ho cazzeggiato come non mai, sto guardando il tempo, veramente mi devo sbrigare. Arrivo, eh. Allora, avete visto che in prima passata la Tiger sembra che abbia portato via tutto. Passando la mano però,
più di quanto solitamente io senta dopo la prima passata con altre lamette. Non ho spinto però, quindi molto leggero. Mi piace molto la consistenza di questo montaggio, tanto tanto tanto. Avete visto che a un certo punto ho fatto il mio classico brodino, quindi... siccome non ho la ciotola oggi, ho messo l'acqua nel ciuffo aperto, e ne metto sempre una quantità industriale e fa la schiumona, però poi tira, si asciuga e mantiene l'idratazione. Mi piace proprio questo sapone. Beh, buono, ottimo prodotto. Sento strappare. Poco. Per gli amici incuriositi da questo mio passaggio, questo è il mio contropelo, qui. Per molti è l'obliquo, per me è il contropelo. Anche se in alcuni punti, tipo qui, devo andare in questo modo. Perché c'è la girella? La morale è sempre quella, fai merenda con girella. Oggi tutti reminiscenze. Degli anni 80 e 90. Allora, vado a sciacquare il viso, così sento un po' in giro se c'è da fare altro.
Allora, sembra, questa è la mia sensazione. Mia personale, che poi voi magari mi commenterete con la vostra esperienza, se l'avete avuta. Mi è parso che la lametta perda il filo in maniera repentina, cioè lì per l'Italia, e infatti più gentile, infatti piccolo, la lasciate esprimere, no? Infatti piccolo. La metta, la lascia stare, dice vai, fai tu. Però devo dire che come sensazione di taglio, inizialmente forse sì, l'inizio sì, però poi non le sento confortevoli, dopo un po' grattano. Dov'è il verso? Ah, ecco. Dopo un po' grattano e quindi non lo so. Questa rasatura è andata un pochino meglio, cioè l'efficacia data dal rasoio. Sono liscio, ci mancherebbe. Barba non ce n'è più. Però, niente, questi capelli, se non metto il gel, gli do sempre tormento. Però non sono lamette dolci, sono, perlomeno le ho percepite oggi, come lamette che inizialmente tagliano, dopodiché hanno difficoltà e quindi tendono un pochino a strappicchiare in viso. Strappare proprio no, non è che vi si puntano, tagliano. Ci vuole un buon rasoio, un rasoio che lasci al tonsore l'onere di gestire la lametta. È un FATIP open comb, in questo caso il piccolo, con cui mi trovo molto bene, voi lo sapete, ti dice questa è la lametta, vai. FATIP ha bisogno di un bell'angolo, ha bisogno di mano leggera. Io con FATIP piccolo R41 e Mercur Futur 700, con questi tre rasoi io riesco a tenere una mano molto leggera e avere comunque un buon risultato fin da subito. Con altri rasoi mi viene da un po' da calcare, un po' da spingere. Ok, io ho sciacquato anche il brus. Lo asciugo bene. Lo asciugo ben bene. Alcuni amici mi hanno chiesto, ma l'attivazione del brus? No, non ha bisogno di attivazione. Deve essere solo messo a mollo un pochino, ma magari per togliere un po' di polvere, ne so, appena vi arriva, lavatelo, tutto qui. E io l'ho utilizzato oggi senza fargli fare neanche quel minuto di ammollo di riscaldamento, l'acqua era abbastanza calda, l'ho tenuto un po' col ciuffo sotto il lavandino e sotto il rubinetto, è sufficiente così. Discorso diverso per le setole animali, però lì io al momento sapete che non le sto utilizzando perché aspetto che arrivi il nostro pennello. Appena Omega mi farà sapere, arriverà. Intanto vi lascio comunque il link in descrizione per poterlo prenotare. Allora, quindi, stavo perdendo l'equilibrio. Questa Tiger, seconda chance con il FATIP piccolo, chissà messa a fuoco com'è, è perfetta adesso, con il FATIP piccolo, un pochino meglio, ma
non è ancora la combinazione giusta per poterle sfruttare al meglio. Prossima rasatura, metterò un sondaggio sul gruppo Telegram, quindi per chi non dovesse essere iscritto al gruppo Telegram e volesse farlo, link sempre in descrizione. Metterò un sondaggio tra R41 e 1700, Mercure Future 700, scusate, stamattina sono un po' confuso. Quindi io farò fede a quel sondaggio. Apprezzo i commenti qui sotto, però se volete essere determinanti, invece di essere, di dare solo un consiglio, determinanti, allora dovete entrare nel gruppo Telegram. Benissimo. Sapone Re Nero di Goodfellas con il Bruce. Bruce, innanzitutto, io a tutti coloro che mi chiedono un consiglio su che sintetico acquistare, un buon sintetico che però non costi tanto, io consiglio sempre il Bruce. Voi che mi conoscete, che mi seguite, lo sapete. Magari ci sono tanti altri pennelli che io non conosco, però per esperienza personale io riporto il Bruce. Poi quando mi dicono voglio il pennello della vita, sintetico della vita, allora consiglio Levo, perché sono i due sintetici che ho e che mi sento di consigliare. Poi ho anche due Yaki, ma non li uso più, quindi uso questi, preferisco usare questi. Renero, la crema si è lasciata prelevare semplicemente con un po' di colpi di ciuffo, quindi senza fare i giri. Però la prossima volta farò i giri, che avete visto che in viso è stata un po' troppo rigida all'inizio. Poi ho caricato d'acqua e allora ha sviluppato. Magari la prossima volta metterò un po' d'acqua anche qui, farò la classica cosa, acqua di vegetazione, eccetera. Mi sono lasciato un po' tentare dalla consistenza che ho percepito col dito e ho voluto tentare questo approccio simil Macaroot, Taylor, eccetera. Però in realtà forse ha bisogno proprio del classico giro nel ciuffo, oppure prelevare e schiaffare all'interno. Vedremo, insomma, poi mi ci divertirò un pochino anche per conto mio. Buona protezione, visto che rimaneva in viso, il FATIP faticava a portarla via. Ottima protezione, ha permesso una rasatura confortevole nonostante le difficoltà che abbiamo già detto della lametta. E scorrevolezza ottima, un buon post, buono, buon post, una pelle bella, bella liscia. Non mi sento idratato, non mi sento idratato, ma ci sarà modo per idratarsi, no? Però di solito un sapone, quando magari ha delle componenti un po' più tipo glicerina, no? Queste cose così, allora qui c'è la glicerina. Qui no, non è. Non la vedo, quindi infatti è un pochino più asciutto il viso, però poi magari ci sarà modo di usare una crema, insomma, di compensare. Aftershave parfum. Profumo dopo barba. AS parfum, profumo dopo barba. Però poi qui leggo eau de toilette. Parfum e eau de toilette, io so che sono diversi. Magari è soltanto una questione di nomenclatura. Andava da sé che si intendesse eau de toilette, no? Si dice qui di agitare e io agito. Le istruzioni sono chiare. E allora, agitiamo. Profumo assolutamente identico. Sapone.
Questo è il primo aftershave di Goodfellas che ho. Mi piace molto il fatto che la bottiglia sia in vetro. Ve la faccio ascoltare a favore di microfono. Mi piace questo dettaglio. Di solito queste bottigliette così sono in plastica. Invece questa è in vetro e questa cosa mi piace particolarmente. Tra l'altro io ho delle boccettine così dove ci tengo altro e sono contento che siano fatte anche meglio. La confezione del soap a dischetto da Hockey fosse stata in vetro anche questa, però poi magari i costi, vabbè. Non voglio entrare troppo nel merito. Mi limito al prodotto. L'after lo sento molto profumato, però non sento subito la profumazione, ok? Adesso sto sentendo soltanto l'alcol. Appena l'alcol sarà evaporato, sì, mantiene chiaramente la linea olfattiva, questo sicuramente, e vedremo la persistenza, perché poi durante la giornata il bouquet, la profumazione, insomma, andrà un po' ad evolversi e quindi sicuramente ne sentirò traccia anche durante la giornata. Poi domanderò alla mia compagna, si sente ancora? E vi dirò il tempo. Video molto lungo, spero non vi siate annoiati, spero non vi dispiaccia di questa evenienza, ma ho voluto anche un po' chiacchierare con voi, passare un po' di tempo, insomma, così. Adesso sono momenti in cui bisogna tenerci compagnia, quindi se abbiamo modo di farlo, perché no? Cari amici, io vi ringrazio ancora, vi do l'appuntamento alla prossima, sempre qui sul mio canale, sempre su Mirado di Rado, e con nuovi prodotti nuovi, non so se ne ho, devo andare a vedere, però vedremo. Con un'altra rasatura, sempre con Tiger, questa volta con il rasoio che deciderete voi, tra i due contendenti che metterò in sondaggio su Telegram. Ancora grazie, un abbraccio, ciao da Manuel e da Mirado di Rado.